Mamma, cosa succederà alla nostra vecchia casa quando avremo quella nuova? La demoliranno e la spediranno in Cina. E poi? E poi la fonderanno e ne faranno tanti giocattolini. E poi? Poi li rimanderanno qui, così potrò venderli allo Yankee Dollar. Ne puoi prendere qualcuno? Ma certo. Sì. Io non la mangio, questa roba anche per cena. Dobbiamo solo arrivare fino a venerdì, poi avrò la paga. E per quanto riguarda Rent Won? Che c'entra adesso? Hanno detto che si riprendono il televisore se non paghiamo entro le 4. Me lo hai già detto. Lo so. Tieni. Per il pranzo. Ancora non capisco perché non posso andare a lavorare con Mitch. Chi è Mitch? È uno che lavora per la scuola. Vende erba ai ragazzi? No, mamma, si tratta di computer, ok? Aggiusta i computer. Hai 15 anni. Non ci andrai, quindi scordatelo. Ma è stupido, perderemo il televisore. Sto qui a mettere le decorazioni di Natale quando potrei... Il tuo lavoro è badare a tuo fratello. Chi si occuperà di lui? Avanti, andiamo. I guantini, amore. Mettili per la ricreazione. Te lo ripeto, dovremmo andare alla riserva, riportare la sentra e prendere a calci in culo qualcuno. Matt, posso parlarti un minuto? Ho bisogno di lavorare a tempo pieno. Sei più adatta per l'orario ridotto. Che significa? Stai qui poco e non ti impegni davvero. Quando ho iniziato a lavorare qui, mi hai detto che dopo 6 mesi sarei stata assunta a tempo pieno. Sono passati quasi 2 anni. Io la penso così. Sai, voglio dire, almeno io arrivo puntuale. Pat è sempre in ritardo. È in ritardo anche adesso, tutti i giorni in ritardo. Ci vediamo domani. Ciao.